Buonasera amici, benvenuti qui allo Sferisterio di Pieve di Teco per la penultima partita di campionato della regular season di Serie A di pallapugno. Abbiamo di fronte due formazioni che si stanno giocando con questo incontro l'accesso ai playoff. Di fronte la formazione di casa della Pievese in casacca bianco-verde contro la Canalese in casacca rossa. Situazione in classifica: la Canalese avanti 11 punti, la Pievese dietro a 10 punti. Se la Pievese vince, li raggiunge, forse si dovrebbe forse giocare uno spareggio. Ma vediamo subito le formazioni. Per la Canalese, Campagno, Mosca, Bolla, Leone, Boscicardo, direttore tecnico Sacco. Per la Pievese, Giordano, Assente, Lanza, Pellegrini, Somato, direttore tecnico Aicardi. Parte Campagno della Canalese, partita vera qui a Pieve di Teco. Grande giocata di Bolla. Anzi, ferma subito al secondo l'arbitro Boetti. Rammento che gli arbitri di questo incontro sono il signor Gianmarco Boetti di Villanova e il signor Lucifredi della Liguria. Ancora Campagno in battuta, cerca la rete, lascia sdente Giordano, dai 78 alza il pallone Campagno. Pallone che va nel pubblico, niente da fare, il primo 15 alla formazione di casa. Parte Campagno, cerca la rete, la trova, ma trova anche a sdente Busca. E raso terra! Gianluca Busca va a mettere una caccia intorno ai 70 metri, la segna l'arbitro Boetti. Volo Giordano, pallonaccio, va indietro Campagno e si salva. Si salva con una caccia sui 30, circa 30 metri, cambio di campo, situazione 15-0 per la Pievese, ma due cacce brutte e una caccia in favore dei bianchi. Prima caccia ai 70, Giordano batte rete, Campagno sugli 80, tocca. E la ferma Gianluca Busca con uno stop, porta a casa il 15-15 pari. Parte Daniel Giordano, ancora una caccia brutta ai 70, mette in terra e difatti mette in terra Gianluca Busca e prende il 15-30-15 per gli ospiti. Parte Daniel, c'ha la caccia sui piedi, batte corto contro il muro. E Stefano sbaglia un pallone abbastanza semplice, era sulla caccia, lo butta nel pubblico, perde il 15, ma soprattutto mette sotto la sua squadra 15-40. Pallone ancora contro la rete. Un colpo importante adesso per Giordano, ma anche Giordano fa l'errore che ha fatto a sdente. Allora il gioco va alla formazione della Canalese. Parliamo di questi due ragazzi, Bruno Campagno classe 89 e Daniel Giordano classe 86, due giovani emergenti, e sentiremo di loro nei prossimi anni sicuramente cose egregie, e sono due ragazzi che sicuramente in futuro andranno anche in finale in Serie A. Parte Daniel, 1-0 per la Canalese, inizia il secondo gioco, Busca, fallo di Lanza, colpisce il pallone con la coscia, 15-0 i rossi. Parte Giordano, mettiamo tre cacce, cicca il pallone, difficilissimo per Busca contro il muro, Boetti va a segnare la caccia ai 60 metri.
Cerchiamo la caccia numero 2, sempre Giordano contro il muro dagli 80 Campagno. Potente. E anche Giordano su questo colpo cerca di salvarsi e l'arbitro Luci Fredi segna la caccia ai 25 metri. La caccia numero 3 la mettiamo, il pallone scende ai 66 dagli 75, volo per Giordano. Al doppio ferma Bolla e Boetti segna la caccia praticamente sui 35, sì, 37 metri, cambio di campo. Caccia da prendere ai 60 per Campagno, volo Giordano. E tira una mina in terra, niente da fare. 15 pari. Qui la caccia è già più difficile sui 30 metri contro la rete. Salto per Giordano. Pallonaccio alto, deve intervenire Campagna al volo. E porta a casa il 15. Asdente, Stefano Asdente schiaccia un pallonaccio, lo mette in terra, porta a casa il 15. Il colpo di Daniel Giordano ha portato a casa i suoi frutti. 30-15. Caccia sui 30 metri, anche qui Campagno cerca la rete. Pallone contro il muro e Campagno va a cercare di togliere il pallone da dentro il muro, non ce la fa, spedisce in fallo laterale, 40-15 ai rossi. Mettiamo una caccia, andiamo al cambio di campo, al salto Daniel. Alza il pallone, un volo per Campagno. Ancora Campagno con potenza. Ferma, lancia, caccia. Caccia ai 40 metri, cambio di campo. Parte Giordano, una caccia al mezzo, cerca la rete, vediamo se la trova, porta indietro Campagno sugli 80, volo Giordano. Un pallone altissimo ma si ferma sui 60, calcio di rigore per Campagno che lo sfrutta a tutti gli effetti con l'intra. 40-30 i bianchi, recupera un 15 la formazione in rosso. Parte Daniel, dobbiamo mettere una caccia, cerca il muro, non lo trova. E trova invece, lancia il colpo per chiudere e portare il gioco nella formazione di casa che va a pareggiare uno pari. Parte Daniel, inizia il terzo gioco, allunga il pallone, scende ai 65. Pallone che sembra stare dentro. E va in fallo laterale per un palmo, per un niente, lascia Giordano. E allora iniziamo il terzo gioco con il 15-0 in favore della Pievese. Parte Daniel, seconda battuta di 4, busca, cicca il pallone ma Pellegrini porta a casa la sterlina d'oro in tuffo, va a prendere un pallonaccio e l'arbitro Boetti segna la caccia ai 70 metri. Ancora Giordano, corto questa volta, spara contro il muro Giordano perché non ha preso il tempo al pallone al volo e allora è dovuto andare indietro per darci al ricaccio. Caccia 35.